Dalla Lombardia ci spostiamo ora in Veneto con il capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale Federico Caner, che ci parla del dibattito in corso sull'unione dei comuni nella Marca Trevigiana. Capogruppo Federico Caner, parliamo di fusione di comuni, insomma bisogna razionalizzare un po' anche le amministrazioni, si parla anche di fusione nel Trevigiano, di che cosa si tratta? Ma guardi, innanzitutto bisogna dire che noi come Regione Veneto stiamo approvando una legge, anzi è già stata approvata in commissione e prossimamente sarà approvata anche dal Consiglio regionale, dove incentiviamo i comuni veneti a fondersi tra loro in maniera da raggiungere, diciamo, una popolazione minima che possa essere superiore ai 25.000-30.000 abitanti anche in alcuni casi. Detto questo, però, non tutte le fusioni a mio giudizio vanno bene, nel senso che prima di proporre fusioni di questo tipo bisogna andare a analizzare quello che è il territorio e quindi anche il numero di abitanti, il numero anche di chilometri quadrati a disposizione. Nel caso trevigiano ci sono alcuni comuni che stanno tentando questa fusione, in particolare il comune di Villorba, che stava cercando la fusione con il comune di Povegliano, ma a mio modesto parere ho sempre sostenuto la volontà di creare quella che io chiamo la grande Treviso, ossia Treviso è un capoluogo di provincia che però ha pochi abitanti, 82.000 abitanti, e negli anni ne ha persi molti. L'idea, questo perché? Perché nel tempo i trevigiani si sono spostati e sono andati a portare la propria residenza nei comuni limitrofi, questo perché il valore per esempio dei caseggiati era inferiore. Questo ha fatto sì che alcuni comuni della cintura urbana di Treviso fossero dei cosiddetti comuni dormitorio. Secondo me sarebbe il caso che alcuni di questi comuni andassero a fondersi con il capoluogo in maniera tale da creare una città che arrivi anche a 150.000 abitanti e possa da questo punto di vista costituire anche una città con un peso politico importante e che possa andare anche a contrapporsi per esempio alla famosa Patreve, quindi alla Venezia e a Padova, ed evitare invece di venire assorbita da questo progetto che il nuovo sindaco di Treviso, che per quanto ci riguarda diciamo è opposizione, nel senso che è un sindaco che ha vinto le elezioni ma di centro-sinistra e sta portando avanti assieme al sindaco di Venezia Orsoni e al sindaco di Padova questo disegno della Patreve, cioè della Padova Treviso-Venezia. Noi a questo progetto siamo contrari e crediamo invece a una Treviso più forte. Ecco, parlando di appunto novità amministrative, da un punto di vista ci sono le fusioni, e però si parla qui in Consiglio regionale oggi di secessione, in un certo senso di indipendenza del Veneto. Era riunito appunto un Consiglio straordinario, ma sembra che non si arriverà a nessuna conclusione per il momento. Sì, ma il tema è sempre quello. Qualcuno sostiene che il referendum sia incostituzionale. A noi che sia costituzionale o meno interessa poco, a noi interessa sentire cosa pensano i veneti, e quindi pensiamo che un qualsiasi referendum che vada nell'ordine delle idee di ascoltare cosa il popolo ha da dire e quindi sentire qual è effettivamente la sensazione popolare sia una cosa positiva. Perché? Perché il nostro statuto stesso, all'articolo 2, parla di autodeterminazione del popolo veneto, quindi noi siamo perfettamente in linea con quanto approvato pochi anni fa, 2 o 3 anni fa, inizio legislatura, quando abbiamo fatto il nuovo statuto della Regione Veneto. Ora noi pensiamo che approvare un progetto di legge che va a consultare i cittadini, indipendentemente dal fatto che poi questo sia ritenuto dallo Stato centrale possibile o meno, secondo noi è da fare, anche perché una volta per tutte vorremmo sentire cosa ne pensano veramente i veneti, perché non è neanche detto che tutti i veneti siano per l'indipendenza, oppure che solo una parte lo sia e una gran parte no, ma non importa, l'importante è una volta per tutte capire veramente qual è la volontà popolare. Se da questo referendum si dovesse uscire con una larga maggioranza dei veneti che sono a favore dell'indipendenza, beh, allora si metterebbe in moto una macchina verso diciamo lo Stato centrale, che va a chiedere maggiori poteri, una nuova contrattazione con lo Stato centrale per ottenere maggiore autonomia, ma almeno avremo la certezza di fare una cosa sulla quale i veneti ci appoggiano totalmente.